Ciao ragazzi, come state? Spero che vada tutto bene. Oggi siamo con un nuovo video in cui stupirò il mio amico Disgacia. Passo all'indietro perché sento il tappo. Abbiamo chiacchierato un po', ti piace la magia? Certo, però di brutto stai. Perfetto, lui è un preso bene eternamente, quindi sono già contento, siamo già in un bel mood. Conosci le carte, no? Certo. Perfetto. Usiamo quattro carte, le più importanti del mazzo, che sono i quattro assi. Ok. Okay, conosci, mi hai dato quindi cuori, quadri, fiori e picche. Ora, per il momento, li lascio da parte, ma sempre in vista, li puoi sempre tenere d'occhio. Ok. Poi prendo una carta dal centro del mazzo, che chiameremo carta misteriosa. Ok. Nessuno la conosce, una carta. Mettici il dito sopra. Ricordati che fin dall'inizio tu hai il dito sulla carta misteriosa che nessuno conosce. Ok. Ora, mentre le passo, fermami quando vuoi. Stop. Qua, prendi questa, guardala, ricordala, mostrala in camera. Piace? Yeah. Vuoi cambiare? Va benissimo, bro. Ok, mettere in centro. Ora, non dimenticarla, mi raccomando. Taglio e mischio. Voilà. Torno dagli assi. Magari stai pensando che ho fatto qualcosa, li ho cambiati, li ho manipolati. Non si sa. Non si sa, no, però sono sempre i quattro assi, no? Fuori, picche, fiori e quadri. Quello che provo a fare è questo. Prendo il primo asso nero, quindi picche, e lo metto sopra la carta misteriosa. Rimetti il dito. Tre assi rimanenti. Il secondo asso nero, fiori, questa volta va sotto la carta misteriosa, giusto? Sì. Perfetto, rimetti il dito. La prima magia è questa. Hai sentito qualcosa? No. Eppure ora gli assi neri sono ritornati nella mia mano. Sento mio papi. Il che vuol dire, alza un secondo, che ora qui sopra e sotto la carta misteriosa ci sono gli assi rossi. Rimetti il dito, non voglio toccare. Ora, per la prima volta, dimmi la carta che avevi scelto. Sei di picche. Sei di picche? Sì. Sicuro? Sì. Impossibile. No. Sai perché? Ti ricordi che tu hai il dito su quella carta fin dall'inizio, ancora prima che tu scegliassi la tua. Ma com'è possibile che in mezzo agli assi rossi fin dall'inizio non sei di più? Mi diceva il piano, ma io non ho letto. Ma che bro, ma che. Ma cos'è sta roba, bro? Ma com'è? La carta misteriosa. Ma sono carte normali. Normali, da poker. Ma bro, ma che sguardo, ma complimenti, bro, ma assurdo sta roba, bro. Serenity Boys Relax. Ogni tanto fai la pizza. Ora voglio farti lasciare un segno su una carta da gioco. Okay. E renderla tua al 100%. Okay. Quindi toccane una che vuoi, liberamente. Ok, guardala e firmala sulla faccia. Poi mostrala in camera. Fatto? Ok, dammi pure, facciamola in basso così non la vedo. Ok, lasciamo qui più o meno nel centro, non importa esattamente dove. Ok, ora faccio un paio di tagli così la disperdiamo meglio. Ora provo a fare una cosa, cioè disegnerò qualcosa sulla prima carta del mazzo. Ora tu non capirai molto, eh? Disegnerò dei geroglifici. Ok. Ok. Direi che va bene. Per ora non significano niente. Ok. Però in realtà sono dei segni particolari che mi consentono di ritrovare le carte scelte. Ok. Cosa vuol dire? Se io gli suggerisco di ritrovare la tua carta, loro automaticamente, senza bisogno di fare nulla, vanno nel centro del mazzo e vanno a cercare una carta. Cercano e sono atterrati. Qual è la carta che avevi scelto? Era 10 di quadri possibile. C'era il Gabbana for Show sopra, non ci credo però. Hanno trovato proprio Gabbana for Show, sheesh! La cosa bella è che essendo simboli magici possono riarrangiarsi. In che modo? Basta scuoterli così e si iniziano a muovere, a spostare fino a formare la parola captato. Captato, passo all'indietro perché sento il tappo di captato. E sono captato sempre. Captato boys. Non ci credo, bro. Firmato. Non ci credo, bro. Non sono mai stanco. Puoi tenerlo per ricordo. Ma certo, però me lo tengo a secca, bro. Sto scherzando, bro. E ora è una carta firmata da te davanti e da me capo, dietro. Fra. Grazie, bro, grazie. Sei il capo di quello che fai, fra. Che swag. Bro. Il capo dello swag. Prendi il tuo telefono, sbloccalo, gli vai nelle note, dove sarà pieno di testi, di sì, pezzi inediti, quindi non fare vedere. Crea una nuova nota e scrivi, non farmi vedere. Certo. Quindi l'ho perso di te. Scrivi una parola qualunque, quella che vuoi tu. Quando hai fatto, la mostri in camera. Siamo onesti che non sto a dirci. Elimino la nota? Sì, no, cancella la parola. Cancello solo. Sì. Ok.
cancellata, guardami negli occhi, pensa alla prima lettera, solo la prima. Ora io dirò l'alfabeto molto velocemente. Quando arrivo alla prima lettera, tu penserai solo nella tua testa, stop. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L. L'hai pensato? È la L? Ok. L'ultima lettera. Spesso le parole italiane finiscono con una vocale, quindi suppongo sia una vocale, giusto? Sì. Ok? Ripeti dopo di me: A, E, I, O, U. Ancora A, E, A, A. Ok, A, giusto? Ora, pensa a una consonante nel centro della parola. Immagina uno schermo completamente bianco davanti a te. Sì. E pensa a questa consonante scritta qui su questo schermo bianco. È una N? Può darsi? Ok. M forse? Ok. Stai pensando per caso alla parola lungimiranza? Ma che swag, bravo, figlio, ti trovo assurdo. Bene, anche per oggi le magie sono finite. Yeah. Ti è divertito, bro? Assolutamente, bravo, stai. Bene, lui è un preso bene eterno. Yeah. È sempre così, giuro che come lo vedete nei TikTok o in giro, è così, anche dal vivo. E questo è strabello perché non è scontato. Quindi mi sono stradivertito, spero anche tu. Tantissimo, bro, infatti ti ringrazio tantissimo. Grazie, bro, a te del tempo. Capo in quello che fai, svaghissimo. Spero che continuerai a spaccare come stai facendo. Anche io spero che continuerai che però. Volevo chiedere così. Ah, mica! Lo fa meglio.